Ciao a tutti amici, buon pomeriggio e ben ritrovati a questa puntata speciale dell'Ora del Libro. Perché un video speciale? Perché non vi recensirò nessun romanzo, ma ho visto un tag su YouTube che è stato postato da una ragazza che stimo tantissimo, una vlogger estera che ama i libri, una lettrice accanita quanto noi e che gestisce un canale dove video recensisce oppure realizza degli speciali di approfondimento su alcuni argomenti o su alcuni generi letterari precisi, partecipa a dei video tag, a delle iniziative con altri vlogger o con altri book lovers ed è fantastica, adorabile, sia nel modo di esporre, è un inglese comprensibilissimo, sia nell'energia e nell'entusiasmo che ci mette, e quindi ve la consiglio. Il suo canale si intitola Cat Aesthetic, però ve lo scriverò di seguito al video sul blog, mentre invece su YouTube nell'info box. In cosa consiste questo tag? È molto semplice, però attenzione, nella sua semplicità nasconde una certa difficoltà. Bisogna elencare con una breve spiegazione corredata i libri che hanno avuto un maggiore impatto nella nostra vita, che ci hanno un po' cambiati, che ci hanno fatto crescere, ci hanno fatto diventare lettori di oggi. Quindi io mi sono imposta di scegliere quelli che hanno segnato indelebilmente la mia vita fino ad oggi e quelli che soprattutto mi hanno fatto diventare l'Anita Book di oggi. Dunque, comincerei proprio con Harry Potter e il Calice di Fuoco. Non ho scelto un libro, un volume a caso della serie, ma Harry Potter e il Calice di Fuoco e non il primo, perché è stato questo libro che mi ha fatto conoscere il genio di J.K. Rowling. Ero in terza media e non me la passavo bene, e il mio papà e la mia mamma mi hanno regalato Harry Potter e il Calice di Fuoco ed Harry Potter e l'Ordine della Fenice, perché sapevano che io avevo visto questo volume in una cartolibreria e me ne ero innamorata. Non lo so per quale motivo, ero attratta dallo spessore, dalla mole del libro, come se sapessi già che al suo interno vi fosse racchiusa un'avventura incredibile, magica, che avrebbe scosso il mio equilibrio emotivo, il mio equilibrio interiore, e così è stato. Con Harry Potter e il Calice di Fuoco poi mi è venuta voglia di acquistare tutta la serie e di inoltrarmi nel meraviglioso mondo creato da questa meravigliosa donna, che poi è diventata il mio guru letterario insieme a Stephen King, la mia fonte di ispirazione primaria. Harry Potter e il Calice di Fuoco mi ha permesso quindi di sbloccare quel meccanismo che si era un po' arrugginito, che si era un po' bloccato in me, e ovvero il meccanismo che mi avrebbe poi portato ad a ricominciare ad essere una lettrice affamata, una lettrice vera, di quelle accanite, appunto. Poi Twilight di Stephenie Meyer. Perché Twilight? Ok, non vi mettete a ridere, vi prego, perché con questo romanzo ho scoperto l'universo paranormale, mi sono avvicinata anche al mondo delle tenebre, a quel mondo fatto di tenebre, però fatto anche di fascino oscuro, quel mondo dove il proibito è una tentazione irresistibile. Ecco, Twilight di Stephenie Meyer è stato il mio primo romanzo paranormal, ed è un romanzo che mi ha fatto scoprire un'altra tipologia di amore, un'altra tipologia di sentimento, un sentimento sovraumano che poi ho cominciato a ricercare piano piano, perché è stato dopo Twilight che ho scoperto Anita Blake, quindi poi la saga di Laurel K. Hamilton. Poi Joanne Harris, Chocolate. Allora, questo romanzo ha avuto un impatto potentissimo nella mia vita, perché mi ha aiutato nei momenti di grande crisi, di grande difficoltà, di grande nostalgia. Ecco, come lo stesso titolo lascia intuire, Chocolate è una storia molto dolce, dolce sotto tanti punti di vista, sia in senso letterale che in senso metaforico, e questa dolcezza mi è servita per assorbirla e quindi per ricaricarla in me. Joanne Harris è poi cominciata a diventare una scrittrice a me tanto cara, infatti ho quasi tutti i suoi libri. Poi Nodo di Sangue di Laurel K. Hamilton, perché con Nodo di Sangue
Purtroppo, naturalmente in senso ironico e simpatico, purtroppo ho dato avvio al mio amore per, per Anita Blake. È un personaggio che aveva esattamente ciò che io desideravo avere perché il mondo un po', come dire, non mi temesse, ma perché il mondo mi rispettasse, soprattutto perché Nodo di Sangue appartiene a quelle letture che ho fatto durante, durante il periodo della mia vita poco felice, e quindi Anita Blake era un personaggio che possedeva tutte le caratteristiche che io avrei tanto voluto avere e mi aiutava un po' a tirarle fuori, mi aiutava a tirare fuori gli artigli, a tirare fuori quella determinazione, quella audacia che a volte serviva per affrontare le sfide della vita, le sfide della quotidianità, che in quel periodo erano rappresentate maggiormente dalla scuola, dal liceo. Stephen King, It. Allora, di Stephen King ne ho scelti due. It, perché è stato il primo libro che ho letto di Stephen King dopo parecchio tempo, perché in realtà io Stephen King già lo conoscevo, in realtà io Stephen King già inconsciamente lo adoravo, però non ero ancora pronta. E poi ho deciso di buttarmi su It, che insomma è un librone di 1000 pagine, e quindi come prima lettura un po', devo dire la verità, mi spaventava. Però l'ho fatto, ho fatto questo azzardo, e in realtà che poi non si è rivelato un azzardo, ma si è rivelata la scelta giusta, perché è stato il libro decisivo, il libro che mi ha fatto capire quanto fosse, quanto sarebbe stato, anzi, quanto sarebbe stato importante per me Stephen King. It è il libro che mi ha fatto scoprire la paura, che mi ha dato i mezzi per sconfiggerla. Mi ha anche dato la possibilità di conoscere a fondo la scrittura vera. Infatti l'altro libro che mi ha cambiato profondamente la vita di Stephen King è stato On Writing. Io ora non sto citando case editrici, niente, sto facendo soltanto un elenco così e una descrizione. On Writing, perché questo libro davvero lo porterei sempre con me. È un libro che vado a leggere e rileggere ogni tanto quando ho bisogno di nuovo di sentirmi dire dal mio personal coach, perché è come se Stephen King fosse il mio personal coach, cosa devo fare per imparare a scrivere bene, per diventare una scrittrice seria e professionale. On Writing è tutto ciò che uno scrittore vorrebbe sapere, desidera sapere sul mestiere della scrittura. Poi arriviamo un attimo ai libricini, ai romanzi sentimentali che hanno cambiato la mia vita, ovvero Cecilia Ahern, spero di averlo pronunciato bene il nome, se tu mi vedessi ora. È un libro incentrato sull'amore, ma anche su tutto ciò che può succedere, legato sempre all'amore, che non ha una spiegazione razionale. È un libro dove l'amore accade attraverso delle circostanze inspiegabili, attraverso delle circostanze illogiche, sovrannaturali, ma al contempo naturali, cioè. È un libro magico perché Cecilia Ahern ha questa peculiarità di inserire sempre nei suoi romanzi un briciolo, un pizzico di magia. È così che lei racconta le sue storie ed è così che ci arrivano, con tutto quel sapore di magia, come se Campanellino Settrilli ci stesse spruzzando addosso un po' della sua polverina magica e noi all'improvviso pensassimo solo ai ricordi più belli che abbiamo e cominciassimo a levitare, cominciassimo a volare. Ecco, se tu mi vedessi ora è stato questo per me, è stato come un innalzarsi in volo e credere nella, avere la conferma che l'amore può esistere, che può soprattutto arrivare attraverso dei piani segreti di un destino che non conosciamo a fondo, di un destino che a volte non possiamo afferrare, ma che è presente, è sempre vicino a noi e può anche prendere delle sembianze. Poi Nicola Sparzi, I passi dell'amore. Questo romanzo ha segnato la mia vita perché l'ho letto, è stato il primo romanzo d'amore che ho letto in età adolescenziale. Ultimo libro, ultimo per modo di dire perché in realtà ce ne sarebbero tanti altri, poi magari si potrebbe pensare anche a un altro video, una seconda parte. David Nichols, Un giorno. Perché questo libro l'ho anche letto io nella video recensione che ho fatto e che mi ha cambiato la vita. Questo libro l'ho letto di recente, un paio di anni fa, quando è uscito. L'ho comprato durante il Salone Internazionale del Libro di Torino e l'ho letto a Torino. E questo libro mi ha praticamente straziato l'anima. Mi ha straziato l'anima perché è stato, non lo so, io l'ho identificato sempre come il libro della mia vita. Cioè il libro che raccontava la mia vita. Mi
rispecchiavo tantissimo nella protagonista e io che ero sempre stata una fedele osservatrice delle casualità della vita, o comunque di quella teoria secondo cui le cose non accadono per caso, ma accadono nel momento meno aspettato e poi sono destinate alla, cioè, e servono a darti degli indizi, non attraversano la tua vita, non ti investono così per il puro piacere di crearti scompiglio, ma perché devono dirti qualcosa, perché hanno qualcosa da comunicarti. E poi c'è il fatto che piano piano esegue quello che tu scrivi, che ti piacerebbe realizzare della tua vita, il tuo romanzo personale. Un giorno è stato questo, anche se poi mi ha lasciato tantissima amarezza, tanta tristezza, perché non può esserci sempre una linearità, ma poi a un certo punto ci sono dei cambiamenti, ci sono dei colpi di scena, ci sono delle altre sorprese inaspettate, ma meno felici, meno piacevoli. Però un giorno mi ha dato questa sensazione, mi ha regalato questa panoramica della mia vita, mi ha dato anche un'altra conferma, cioè che in un giorno può arrivare la risposta a quell'interrogativo che tu ti stavi ponendo da tanto tempo e ti tormentava da tanto tempo e che ti chiedevi se mai avresti saputo sciogliere, avreste dovuto sbrogliare. Ok, video tag terminato, spero che vi sia piaciuto. Sentitevi liberi di partecipare, fatelo attraverso YouTube o anche solamente con un post scritto, come desiderate, con delle foto, come volete, davvero. Sono curiosa di sapere quali sono i libri che hanno cambiato la vostra vita e vi aspetto. Vi do appuntamento alla prossima, che spero sia presto, e come sempre vi auguro di fare tantissime buone letture. Ciao ciao amici, ciao ciao!